Allora, vediamo un attimo lo duplice sentiero. Quindi, abbiamo detto la volta scorsa che le quattro nobili verità sono quelle relative al dolore, all'esistenza del dolore, e alla possibilità di sradicare il dolore e quali sono i mezzi per sradicare il dolore. Uno di questi mezzi, anche il mezzo per eccellenza, è lo duplice sentiero, che non è altro che la sintesi, non sono neanche comandamenti, perché poi, come magari siamo abituati a pensare nella cultura religiosa occidentale o cristiana, sono dei consigli che il Buddha suggerisce al praticante che vuole seguire appunto la via del buddismo, il sentiero del buddismo. Ma questo sentiero del buddismo poi si ramifica in 8 sentieri, che sono nient'altro che il comportamento nella vita, per poter interpretare bene questo messaggio. Allora, lo studio sentiero è il cammino per la liberazione dalla sofferenza. Quindi questo percorso ha 8 sentieri, quindi 8 membra. Però queste 8 membra riguardano 3 tipi di comportamento. Pratyakanda, che è la sezione conoscitiva della realtà. Noi ormai siamo abituati a ragionare in questo modo. La realtà, anche a livello psicologico, va indagata, quindi va interpretata correttamente perché possa dare dei risultati positivi. Però prima ancora ci vogliono la retta visione, la retta comprensione, quindi ci vuole proprio un impatto immediato con le nostre facoltà sensoriali. Dopodiché queste facoltà sensoriali, cioè, vengono meno, c'è l'indifferenza, ma prima dell'indifferenza, cioè prima della supposizione, prima del ragionamento, c'è il contatto immediato tra il soggetto e l'oggetto, che appunto costituisce il campo dell'indagine. Allora, il primo membro, le 8 membra, quindi la prima sezione è Pragyakanda. Kanda significa corpo, corpo della conoscenza, cioè la sezione conoscitiva della realtà, che è questa qui, Pragyakanda. Poi c'è la sezione sulla disciplina morale. È chiaro che io non è che interpreto la realtà solamente per un motivo, diciamo, mondano. Lo interpreto o vedo la realtà, o cerco di interpretare la realtà secondo un'evoluzione morale, spirituale, ossia un grado di evoluzione che mi permetta di uscire dalla catena delle sofferenze. Quindi c'è un contesto morale. E Shila Kanda, quindi il corpo della moralità, quindi la sezione sulla disciplina morale. Poi c'è la sezione sulla concentrazione. Nella concentrazione ci sono tanti, confluiscono tante discipline, tante pratiche, non l'ultimo, forse il primo, quello dello yoga, ma anche la meditazione intesa in senso generale. Quindi Samadhi Kanda, tra l'altro questa parola ovviamente è tratta dall'ultimo livello dello yoga classico di Patanjali, che è Samadhi. Quindi tutti i livelli dello yoga, che cominciano con Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana, eccetera eccetera, e finiscono nel Samadhi. Cioè nel Samadhi c'è una visione leggermente differente, nel senso che mentre nel buddismo l'eliminazione o lo sradicamento della sofferenza avviene attraverso il totale annullamento, abbiamo detto con trasparenza, l'abbiamo tradotto la volta precedente, se vi ricordate, perché l'annullamento, il vuoto, è un concetto che automaticamente ti riporta al suo contrario, il pieno. Ma qui stiamo di fuori della logica degli opposti. Nel buddismo c'è il cosiddetto nirvana, il niente. Però siccome noi non abbiamo un vocabolario adatto a questi concetti filosofici dell'India antica, perché non li abbiamo creati nella nostra lingua, perché non ci servivano, perché noi abbiamo un vocabolario adatto, semmai ad uno sviluppo morale legato alla nostra concezione cristiana. Ma non abbiamo un vocabolario, non abbiamo delle parole ma questo anche dall'antichità greca, latina, da sempre, non solamente dai tempi nostri, nell'epoca moderna. Quindi delle volte, spesso anzi, ci troviamo in difficoltà per poter utilizzare, provare o cercare una parola che si possa adattare a quel concetto, non la possediamo. Allora c'è proprio lo studio della semantica, che oggi fortunatamente fanno parecchie persone a livello professionale, a livello universitario, accademico, e quindi qualcuno ha inteso tradurlo, anche se la radice etimologica
della trasparenza non riporta alla radice etimologica del nirvana, non c'è un legame, no? Diciamo. Però concettualmente è giusto. Trasparenza, ossia non ostruzione, come già vi ho detto la volta precedente. Che cos'è l'ostruzione? L'ostruzione è qualsiasi tipo di impedimento fisico, mentale, psicologico che mi permette di allungare lo sguardo verso l'orizzonte. L'ostruzione è soprattutto a livello psicologico, a livello del pensiero. Quindi l'ostruzione è qualsiasi cosa che non mi consente di centrare completamente quel concetto, perché ce ne sono altri che appartengono alla mia cultura e mi impediscono di svilupparlo nel modo corretto. Allora, la trasparenza è mancanza di ostruzione, cioè sta ad indicare che la trasparenza ti permette, è probabilmente una parola che si avvicina molto di più, perché ciò che è trasparente non ha niente di mezzo, non si frappone tra il soggetto indagatore e l'oggetto indagato, è trasparente. E allora questo ci fa capire in realtà cosa sia il nirvana, quindi dobbiamo cercare di capire questo concetto, quindi non il vuoto, perché il vuoto, ripeto, si oppone al pieno e concettualmente restiamo ancora nelle categorie degli opposti, ma il buddismo va al di là delle categorie degli opposti. Allora, in questo caso, quindi, il Samadhi, Samadhi Kanda, è la sezione sulla concentrazione, ossia è qualcosa che mi permette, la concentrazione, che mi permette di realizzare quel concetto nel modo più giusto possibile. Quindi non è una concentrazione visiva, ma una concentrazione concettuale soprattutto. Allora, vedete che queste, io in questo disegno che ho fatto, sono concatenati, perché se non c'è Pragya e non ci può essere Shila, se non c'è Shila non ci può essere Samadhi, quindi devono essere realizzate contemporaneamente per sviluppare questa prima parte, questo primo settore, che è composto, ripeto, da Pragya Kanda, Shila Kanda e Samadhi Kanda. Pragya Kanda, adesso vediamo, quindi l'abbiamo visto prima, no? Pragya Kanda è, scusate, Pragya Kanda era questa qui, Pragya, quindi il corpo della conoscenza, il corpo della sezione conoscitiva. E cominciamo ad indagare che cos'è Pragya Kanda, è la sezione conoscitiva della realtà. Quindi retta visione, vi ricordate, allora, retta visione, retta concentrazione, eccetera, eccetera, questo l'abbiamo sviluppato, questo concetto, la volta precedente. Si riferisce all'adeguata comprensione del problema della sofferenza, cioè capire sostanzialmente il meccanismo della legge del karma, ok? Quindi la sofferenza non è solamente una sofferenza fisica, la sofferenza è in generale quella minaccia che non ci permette di vivere una vita serena. Quindi noi siamo, è inutile tornare su questo discorso, di che l'abbiamo sviluppato fino alla nausea, sofferenza mentale, sofferenza affettiva, sofferenza oggettiva, quindi tutto ciò che ci conduce ad un abbandono, ad una separazione da tutto ciò che invece costituiva il sostegno della vita, separazione affettiva, separazione anche oggettiva, diciamo, dei beni che abbiamo trovato, separazione della propria vita, quindi è questo qui. Allora, retta visione, drishti, drish significa vedere, ok? Retta visione di ciò che rappresenta il concetto di una differenza. E retta intenzione, sankalpa. Allora, sankalpa etimologicamente significa proponimento, è necessaria, quindi sankalpa anche nel duplice sentiero, nella sezione conoscitiva della realtà. Si identifica qui nella descrizione con l'intenzione mossa dalla rinuncia alla sete del piacere, Krishna. Quindi il piacere naturalmente è quello che ci frega, perché se noi non troviamo piacere soffriamo, quindi è subito la cosa da rimuovere, la ricerca, la sede del piacere, Krishna. Quindi Maitri, consapevolezza verso gli esseri, nel senso che sviluppo questo concetto, consapevolezza, amorevolezza verso gli esseri, che comunque se io non ho amorevolezza verso gli esseri divento una persona egoista. Cioè, se io penso solamente all'amorevolezza verso di me e prende tutto il campo della mia esperienza e della mia condotta, è chiaro che gli esseri manco li vedo,
Invece, siccome il buddismo è stato la prima, ma neanche la cultura vedica ha fatto questo, la cultura buddista è stata la prima che ha allargato il campo dell'amore verso gli altri. I giainisti anche, forse ancora più dei buddisti, però il giainismo non ha avuto la fortuna, anche se ancora è parzialmente presente in India, non ha avuto la fortuna che ha avuto il buddismo nella sua propagazione verso il sud-est asiatico, l'Occidente, l'America, l'Europa, eccetera. Quindi l'amorevolezza verso gli esseri ci porta comunque ad essere così, aperti verso le necessità degli altri, ad aiutare gli altri, oppure comunque a non nuocervi. E già quella è un'amorevolezza verso gli esseri. Quindi, Maitri. Maitri è una qualità molto importante per chi professa il buddismo. Ahimsa, la non violenza, Ahimsa, lo sapete tutti, il Gandhi, la messa in rilievo attraverso il non uccidere, non ingiuriare, eccetera. Quindi l'Ahimsa ti porta pure ad essere vegetariani, quindi che significa che uccidere gli animali per il proprio tornaconto, la propria sopravvivenza, secondo questo concetto, è una forma di violenza. E poi Karna, compassione. Allora, la compassione, qui dobbiamo intenderci, perché la compassione non è quella che consideriamo noi, nel senso che se io vedo uno straccione per strada che sta chiedendo l'elemosina, io ho compassione di lui, nel senso che mi fa pena. Non è questa la compassione del buddismo. La compassione è con, insieme, io vengo con te, vengo insieme a te, con passione. Significa condividere la passione e condividere a questo punto la passione, in quel momento la sofferenza. Soffrire insieme agli altri. Soffrire nel senso che cercare di introiettare quella misura della sofferenza che io vedo davanti ai miei occhi. Facendomene carico, farò in modo che tu possa alleggerire la tua sofferenza. Sì, sì. Questo implicitamente vuol dire la compassione, perché se io soffro inutilmente sono un autolesionista, però se soffro, prendo coscienza di un problema grave, un problema comunque che mi sta a cuore, faccio del tutto, almeno nelle mie possibilità, per alleviare quella sofferenza, quindi alleviare la sua sofferenza e la mia che sono insieme a te. Quindi vedete che è un concetto a tutto tondo. Nella compassione del buddismo tutta la vita deve essere orientata verso l'alleviare la sofferenza degli altri. La retta intenzione si identifica con l'intenzione mossa dalla rinuncia alla sete del piacere attraverso questi. Quindi io non abbandono la sete del piacere attraverso la amorevolezza verso gli esseri, la non violenza e la compassione. Tutto questo mi porta alla rinuncia al piacere, alla sete del piacere, alla sete del desiderio, perché il desiderio è sempre di natura egoistica. Anche se noi vogliamo il desiderio, se noi vogliamo, diciamo, il bene della nostra famiglia, è sempre di natura egoistica, perché la nostra famiglia in questa visione buddista non è solamente le persone che convivono con te o quelle che nascono tra te e il tuo coniuge, ma è tutta la famiglia degli esseri viventi, quindi è molto più estesa. Shilakanda, la sezione sulla disciplina morale, quindi Shilakanda. Allora, come? Attraverso la retta parola, pak, non mentire, evitare un linguaggio calunnioso, rinunciare al vaniloquio. Allora, il vaniloquio è peccaminoso, tra virgolette, quanto il linguaggio calunnioso, perché il vaniloquio, cioè parlare in vano, tende a disorientare le persone, tende prima di tutto a disorientare te, parlare in vano, cioè le persone che sono estremamente loquaci, vogliono essere brillanti in un contesto tra amici, tra conoscenti, anche in un contesto sociale, il vaniloquio porta ad allontanare quello che è l'obiettivo del mio parlare. Se io parlo, e questo purtroppo il riferimento più azzeccato è quello della politica, se
un politico parla al pubblico, il politico fa solo quello, deve fare solo quello, cioè cosa deve fare? Deve gestire la polis, deve gestire ossia il bene di una società, ok? Quindi tutti i suoi discorsi, tutte le sue parole devono essere finalizzate al bene della società. Ma quando il politico fa il vaniloquio, fa l'attore, no? Quello è il vaniloquio, perché tu non ti stai occupando di quelli che sono effettivamente il problema, ossia lo stai facendo però come copione. E quindi in questo, allora, la retta parola parte perché questo retta parola nasce da una cultura ancora più attiva nel buddismo, ossia nasce dalla cultura vedica, perché la retta parola non era altro che la parola sacra. In un contesto dove la sacralità è solamente quello che viene affermato dai Veda, è chiaro che la parola sacra era quella dei Veda. Questo concetto si è allargato ovviamente, però deve sempre avere un'origine, e l'origine era la sacralità, anche se questa sacralità poi è stata contestata dal buddismo, si potrebbe contestare anche oggi, entrando nei meandri della filosofia, e questo è anche un bel lavoro che si fa generalmente, non per essere critici, eccessivamente critici o dubbiosi, perché il dubbio è quello che anche il buddismo cerca di ricacciare, cioè nega il dubbio di un buddista è quello che non è sicuro se si può fidare della parola del Buddha, questo è il dubbio, ma ci arriveremo poi più tardi, quando prenderò l'argomento del buddismo moderno. Quindi la parola deve essere sempre una parola che onori il suo fine. La parola è un mezzo di comunicazione, ma la comunicazione deve essere efficiente, efficace, non una falsa comunicazione. Quindi non mentire, evitare un linguaggio calunnioso e rinunciare al vaniloquio. La seconda via della Shivakanda, di questa sezione della disciplina morale, siamo sempre sulla disciplina morale, è la retta azione Karman. Karman lo conosciamo per destino, ma Karma ha una radice etimologica che deriva dalle due sillabe Kri, K-R, però con una pronuncia che assomiglia a una Ri. Kri significa azione. Azione in generale, movimento, quindi reazione, karma, perché karma deriva da qui. Non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, mantenere la castità per i monaci, ovviamente, non mentire, non assumere sostanze intossicanti, vabbè, insomma, questi fanno parte un po' delle morali comuni queste. E poi il retto sostentamento. Agiva, attenersi a svolgere lavori che non comportino l'uso della violenza, ma la violenza anche come sfruttamento, quella è una forma di violenza. E qui siamo proprio nel pieno della nostra società. Questo è il sentiero, il retto sostentamento è quello che meno in società viene seguito. Samadhi Kalpa, quindi la sezione sulla concentrazione. Retto impegno, Vyayama, abbandonare gli stati mentali insalubri con la meditazione o con la volontà e favorire il sorgere e il persistere di stati mentali positivi. Generalmente in questo atteggiamento si fa in questo modo, che è un modo abbastanza pragmatico, molto, molto diretto, esplicito. Quando io ho un sentimento negativo anche nei confronti di una persona o di una circostanza, per poterlo ovviare immediatamente, perché è difficile, se uno ha risentimento verso qualcosa o qualcuno, ce ne vuole prima che si paghi, Invece, secondo il buddismo, è cercare di introdurre una qualità esattamente opposta. Vuol dire, è una parola. Però quello è più immediato. Capite? Allora, al desiderio di sdegno, sostituire immediatamente il senso dell'affetto, dell'ammirazione, eccetera, eccetera. Quindi il suo opposto. Questa è un'abitudine che i buddisti, i veri buddisti hanno proprio, quindi esattamente introdurre una qualità esattamente opposta, perché è come se a un certo punto tu vai a spazzare. Per chi non è abituato a questo genere di attività emotiva, passionale, è un po' difficile, ma basta semplicemente abituarci,
Potete, tutti noi possiamo provare questa cosa e provare per credere. Provare per credere, perché, ripeto, se all'inizio è un po' farraginoso, se si ha l'abitudine a fare questa operazione, vedrete che non dico che sparisca completamente, però si attenua il risentimento, si attenua l'aspetto, si attenua. È un'operazione forzata, indubbiamente, però è un'operazione forzata che dà i suoi frutti. Sì. Quindi favorire il sorgere e il persistere di stati e il persistere, quindi questo non è che si ferma al sorgere, il persistere anche di stati mentali positivi. Poi retta consapevolezza, smriti, evitare la concettualizzazione nell'esperienza e sviluppare l'immediatezza della realtà che porta alla comprensione di Dukkha e Anatman. Allora, vediamo un attimo. Quindi, evitare la concettualizzazione nell'esperienza. Quindi un'esperienza non deve essere solo teorica, non deve essere concettualizzata, anche se la concettualizzazione porta a comprendere un'esperienza. Però come la comprende? Teoricamente. Nel buddismo non c'è niente di teorico. Non c'è niente, cioè tutto viene svolto nella pratica, nell'immediatezza dell'esperienza. Vi ricordate qual è il leitmotiv del buddismo? Niente è permanente. Tutto è una concatenazione di momenti logici di tempo, per cui ad una circostanza X deriva una circostanza Y che a sua volta favorisce la circostanza Z. Quindi tutto è una concatenazione. E quindi praticamente se noi concettualizziamo non viviamo in realtà l'esperienza, manteniamo un pensiero che noi pensiamo sia statico, sia sempre questo. Invece non è così nella realtà, secondo la visione. Pratitya Samuppada, che cos'è Pratitya Samuppada? La concatenazione del divenire. Quindi già questo concetto ci fa capire che la concatenazione del divenire, come dice la parola stessa, è una serie di catene, di svolgimenti che in cui uno produce quello successivo così all'infinito. Quindi se noi andiamo a concettualizzare, noi non viviamo questa cosa, dovremmo vivere il momento presente. Questo ci fa capire allora la comprensione di Dukkha e di Anatman. Allora, Dukkha che cos'è? È la sofferenza. Dukkha la sofferenza. Quindi se io ho una retta consapevolezza, smriti, evitare la concettualizzazione ma vivere quell'esperienza, io riesco a capire cosa significa effettivamente Dukkha, sofferenza, perché la sofferenza è qualcosa, non è impermanente, la sofferenza si ripropone sempre se io mantengo una concettualizzazione, cioè mi spiego meglio, perché bisognerebbe fare sempre questo lavoro. Perché se io ho una persona odiata, una persona antipatica, magari che si gira nell'ambito del mio ambiente di lavoro, quante volte soffro questa difficoltà? Quante occasioni ho di incontrare un mio collega, un mio superiore che mi sta sul Kaiser? Quante volte? E quante volte c'è questa sofferenza? Questa sofferenza deriva da una concettualizzazione, nel senso che io con la persona gli ho attribuito certe qualità, con certi difetti. Gli ho attribuiti concettualmente, magari sono veri, o magari possono essere anche il frutto della mia elaborazione, della mia prevenzione, però gli ho attribuito certe cose. Quindi Dukkha è sempre, perché ho concettualizzato, quindi ogni volta che vedo lei o lui, io dico, oddio, quanto mi è stato un cavolo questo, quanto non vorrei vederlo, quanto... questa non è la dimensione di Dukkha della sofferenza, perché ho concettualizzato. Io dovrei considerare quella persona ogni volta nel contesto appropriato. Se incontro quella persona che io magari odiavo, invece la considero per le sue abilità, per la sua disponibilità, eccetera, io di volta in volta sarò, una volta sicuramente incazzato con lui, una volta sarò felice di incontrarlo, capite? Quindi la concettualizzazione ci rovina, secondo il buddismo, ci rovina. Dovremmo essere, proprio per l'impermanenza, proprio perché una circostanza A fa sorgere una circostanza B e a sua volta C e così via, dovrei vivere la circostanza A, B o C nel momento stesso in cui questa deve essere vissuta. Quindi non concettualizzare.
e di conseguenza, per concludere il discorso, questa mancata concettualizzazione mi porta al concetto di anatman, non atman, cioè non impermanenza. Cioè, voi sapete che nella cultura vedica c'è la permanenza del Brahman, che esiste sempre. Nel buddismo non esiste né Brahman né Atman. Tutto è una pratica samuppada, tutto è un evolversi continuo. Quindi, se io capisco che la concettualizzazione mi rovina, capirò anche che non esiste niente di stabile, niente di fisso, tutto è mobile, tutto è una conseguenza di qualcosa che avviene prima. Quindi elimino dukkha, cioè elimino Atman, e quindi capisco che significa non persistenza. Ammiro profondamente il buddismo perché è molto chiaro ed è l'unica, a mio avviso, cultura adatta al mondo di oggi, perché dà delle direttive precise. Non c'è dubbio, non c'è adito ad una interpretazione sbagliata, ma sono quelle direttive e basta. Se tu ti attieni a quelle, il Buddha dice: io mi sono liberato così, mi sono illuminato così. Siccome io ho fatto, sono un essere umano, quindi non ho una parentela con il paradiso o con i santi, ma sono un essere che nasce, va al bagno, mangia, tutti i bisogni fisiologici come voi, però la mia disciplina, la mia forte disciplina morale mi ha portato al superamento della sofferenza. Se l'ho fatto io, lo potete fare tutti voi. Quindi questo a livello proprio del genere umano, dell'uomo come tale, non l'uomo illuminato, ma anche il più ignorante, se poi riesce a centrare questi concetti, basi, che alla fine non sono concetti trascendentali questi, la non sofferenza, cioè sono concetti alla portata di tutti. Quindi il buddismo ha avuto una grossa fortuna proprio perché può essere compreso da tutti quanti. Non è necessario avere alle spalle uno studio accademico, da tutti quanti, ammesso che uno voglia fare questa, diciamo, seguire questo percorso. Siamo alla terza retta concentrazione, Samadhi. Attraverso il raccoglimento o calma concentrata agisce su uno degli anelli più deboli della catena del Pratityasamuppada, cioè il desiderio. Beh, penso che l'abbiamo già sviluppato a sufficienza. Quindi retta concentrazione e il raccoglimento, cioè retta concentrazione su che cosa? Sull'obiettivo che c'è davanti. Che cosa vuoi raggiungere? Quindi ti devi concentrare su quell'obiettivo. E quello devi cercare di perseguire sempre, ogni momento. E questo ti fa uscire dagli anelli del Pratityasamuppada, ossia della produzione concatenata.